Buongiorno, oggi è lunedì 10, sto quasi per scendere, insomma, manca ancora un po' un'oretta, però devo ancora terminare di mettere tutti i miei accessori. Adesso ho finito di truccarmi, devo appunto terminare di sistemare la borsa. Come ogni mattina attendo la chiamata per andare al lavoro. Stamattina non so se dovrò andare a lavorare vicino o comunque più lontano. Sì, questa è una dinamica piuttosto particolare che non sto qui a spiegarvi perché altrimenti veramente finirei dopo domani con tutte le spiegazioni del caso, però sì, a volte capita che lavoro vicino casa, a volte capita invece che lavoro più lontano da casa, comunque sempre tutto quanto nel range di 40-45 minuti, sempre a Roma sostanzialmente. Per il resto, adesso mi faccio una bella spremuta per colazione. Bevo il mio secondo caffè della giornata e vicino non so se mangiare una fetta biscottata, non ho per niente fame perché ieri, essendo stato domenica, ci siamo concessi qualche sgarretto in più. Mi sento comunque più gonfia rispetto agli altri giorni, quindi penso che rimanderò la fetta biscottata. Nulla, quindi comincerò questa giornata. Buongiorno, è domenica e andiamo a fare una bella passeggiata al parco. Buongiorno, sto riprendendo adesso dopo un po' di tempo. Ieri era domenica, siamo andati insomma fuori tutta la giornata, praticamente quasi tutta la giornata. Siamo usciti che era prestissimo, erano tipo le 9 del mattino, essendo domenica era molto molto presto. Siamo andati appunto in un parco qui nelle vicinanze, bellissimo, e abbiamo trascorso lì tutta la mattinata praticamente fino all'ora di pranzo, quindi siamo stati veramente tutto il tempo fuori. C'era una giornata super primaverile, pazzesca, e ne abbiamo approfittato, abbiamo fatto una lunghissima passeggiata, ci siamo appunto distesi sul prato. È stata una giornata magnifica, peccato che poi arriva il lunedì. Infatti oggi è lunedì, non ho per niente voglia, parlo a bassa voce perché è molto presto, sono praticamente le 7 meno quarto del mattino e quindi insomma è molto presto. Devo adesso scoprire in che scuola dovermi recare, quindi appunto sono già pronta per scendere. Vi volevo far vedere che cosa ho stampato. Ho stampato delle nuove cose, anche delle nuove foto. Ho stampato io per conto mio delle foto, ma quest'altro insomma set che adesso vi faccio vedere e capirete, praticamente mi è stato offerto da La La Lab. Allora, questa box mi è stata offerta appunto da La La Lab. Vi lascio il link giù nel box informazioni, mentre queste le ho stampate io, insomma, le ho comprate queste stampe sostanzialmente. Aspettate che la apro e vi faccio vedere. Ho stampato queste Polaroid, ma chiaramente sul sito troverete anche altri formati, anche ecco, stampe regular, queste qui, e vi metto sovraimpresso anche il mio codice sconto che vi farà appunto risparmiare qualcosina. Me lo forniscono, insomma, queste foto che sono più recenti di Bjorn. Questa invece è molto datata, insomma, aveva 3 mesi Bjorn quando è arrivato praticamente. Questa è carinissima e era da poco stato operato. Guardate, c'è ancora la sua super cicatrice, povero cucciolino di mamma. Qui ho stampato delle foto appunto un po' ecco da ricordo, e anche se comunque questo non è stato un bel ricordo, però era proprio buffa questa foto con il collare, però quello lì morbidino. Queste sono sempre quelle lì le più recenti. Questa qui appunto recentissima di qualche giorno fa praticamente, che poi questo sito, La La Lab, vi fa arrivare le stampe direttamente a casa e anche con questo, adesso vi faccio vedere, anche con questa carta all'interno nel caso in cui vorreste dividere le foto, le stampe, eccetera, vedete? E quindi super super comodo, e poi ve le fa arrivare in un battibaleno, veramente è un'app fantastica, mi piacciono tanto le stampe da questo sito, tant'è vero, queste qui le ho comprate io, adesso vi faccio vedere.
Quindi questa box, appunto, come vi ho detto, mi è stata offerta, quindi proprio trasparenza pura. Ho fatto queste stampe. Allora, questa qui, vabbè, il fidanzato, questa qui, che l'ho stampata anche in versione un po' più grande, poi qualche foto della vacanza estiva. Era bellissimo questo mare in Calabria. Sì, questa foto che è troppo tenera di me e Bjorn, lui era proprio piccino, cioè aveva 3 mesi, era arrivato praticamente da 2 o 3 giorni. Questa col fidanzato, sono foto un po' più tra virgolette intime per dirla così, e anche se comunque tante le ho anche pubblicate nelle storie, eccetera. Però sono quelle foto di tutti i giorni, sapete che vi capita di scattare qui e lì, vedete, cioè queste qui scattate così a caso, però per la maggior parte io volevo questi ricordi e per lo più, ecco, tra virgolette spontanei. Questo appunto è il brindisi di quest'ultimo dell'anno. E a casa mia con mio padre, questa infatti è la mano di mio padre, e questa è la mia mano, mio cognato, mia sorella, insomma, era un brindisi. Questa è la mano del fidanzato. Questa foto ce l'ho di tutte le dimensioni possibili perché cioè non vorrei mai perdere questo scatto che mi piace tantissimo e poi rappresenta il suo primo giorno qui a casa, quindi insomma sono troppo affezionata a quello scatto. Vedete tutte foto un po' così. A caso scattate così qui quando ci stavamo dirigendo da una parte, quindi mi sono fatta scattare qualche foto così, sempre foto ricordo, niente di programmato. Questo quando lui, insomma, quando io e il fidanzato andiamo al parco, mi capita appunto di scattare mentre loro si allontanano così, e mi piace tantissimo, come anche in questo caso, mentre loro appunto sono nell'area cani, mi metto lì e scatto foto uguale questo. E questa era troppo dolce questa foto, l'ho stampata. Questa è quando è stato operato. Questa era una foto scattata in clinica. Era stato operato, ancora non era stato dichiarato fuori pericolo. E insomma, beh, ho voluto immortalare questo scatto e insomma, l'ho stampato. Questa foto con il mio dolce nipotino al suo compleanno. Vedete, è una storia praticamente è una storia questa foto, l'ho scattata per metterla su una storia di Instagram e appunto è con il festeggiato. Ecco qui, cioè guardate tutte foto praticamente ragazzi a caso, proprio a caso. E questa qui non l'ho fatta proprio messa in posa, quindi non è a caso, anche questa qui messa in posa. Queste qui scattate un po' così. Questa pure, fammi una foto, amore, e ci ha scattato queste foto. Comunque, questa foto la adoro, la foto di mio padre al mare, gliela scattai io quando li venni qui a Roma e andammo a Fregene al mare, ed era bellissima questa pose, lo scattai così, lui non lo sapeva nemmeno che gli stessi scattando una foto, ed è bellissima. Qualche foto dell'estate, tutte foto di Bjorn, per la maggior parte sono tutte foto di Bjorn perché appunto voglio fare un album tutto Bjorn. Questa è bellissima, la foto di mio padre con i miei dolci nipotini, li amo immensamente ragazzi. E Bjorn, il nostro primo Natale insieme, Bjorn, io e il fidanzato, ancora Bjorn, ancora Bjorn, ancora Bjorn, tutte praticamente Bjorn, 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 e perché appunto l'intento è quello di creare un album dei ricordi con Bjorn, intanto le ho stampate queste foto e appunto. Se volete, insomma, ragazzi, stampate le foto, ve lo dico spesso, veramente, stampate le foto perché su queste cose tecnologiche vanno perse, sui cellulari e tutto vanno veramente perse, quindi scattate, scattate e assolutamente stampate le foto. Io mi finisco di sistemare e ci aggiorniamo. Ho ricevuto la chiamata, sono anche scesa, infatti vedete il giubbino lì sul divano. Appunto, credevo di andare a fare il turno di mattina questa mattina, quindi mi sono avviata verso la zona dove di solito si trovano queste scuole. Ma ho ricevuto la chiamata e devo andare a montare alle 11, pertanto ho una, diciamo, mezza mattinata per me, e sono andata a fare un po' di spesa per stasera, visto che è considerato che comunque smonterò alle 17 quest'oggi. Sono andata a fare quindi della spesa per stasera. Mi sto preparando la colazione, ho fatto la spremuta, vedete questa spremuta in questa ciotola, perché praticamente ho rotto questo aggeggio qui, non è rotto, ma si è rotto
praticamente il contenitore di questo aggeggio, ci siamo capiti, e quindi l'ho dovuto spremere in qualcosa. Questa ciotola, poi mangerò un po' di yogurt e poi porterò Bjorn a spasso un altro pochino, scenderò e andrò appunto verso il lavoro. E vi faccio vedere perché questa scuola si trova in un posto veramente bellissimo di Roma, praticamente San Paolo. Non so se qualcuna che ci è venuta qui a Roma apposta appunto per visitare Roma si è andata appunto a visitare la Basilica di San Paolo. È una basilica pazzesca, veramente bellissima. Se riesco o se arrivo prima vi faccio vedere un pochino la zona e comunque un po' la basilica, perché questa scuola praticamente affaccia sostanzialmente sopra la Basilica San Paolo ed è veramente stupenda. Insomma, ve la farò vedere perché già ci sono stata in questa scuola, quindi conosco dove si trova. Quindi adesso faccio colazione e noi ci aggiorneremo. Per arrivare a questa scuola devo fare un bel tragitto a piedi. Per trovare parcheggio oggi non vi dico proprio, salti mortali. Già stanca. Buongiorno. Questa mattina, giornata di riposo per me al lavoro, e siamo venuti qui al parco, che praticamente è tutto quanto per noi, perché cioè, non ci sono persone affatto, quindi siamo soltanto io e lui. Che bello. Che fai con queste gambe tu? Zampe, vabbè, io lo impersonifico, ragazzi. Con queste zampe cosa vuoi fare? Che bella questa pace. Ci stiamo rilassando qui. Ci voleva una bella giornata libera per innanzitutto riprendere un po' di forze, un po' di carica, e soprattutto per trascorrere qualche ora con lui. Purtroppo trascorre tante ore da solo a casa, quindi nel weekend soprattutto noi cerchiamo di stare tutti i giorni fuori, ecco, tante ore fuori. Sta passando un aereo, vi dicevo, cerchiamo di stare spesso tante ore fuori, e però se può capitare anche durante la settimana ancora meglio. Quindi oggi ho avuto insomma giornata libera, così ne ho approfittato e sono venuta qui al parco. Scusatemi se non vi guardo, ma non mi vedo, sono in penombra, non so, sono all'ombra perché ho il sole dietro. Questa volta il mio giorno libero è capitato anche un giorno durante la settimana, ho approfittato subito, in un orario molto presto del mattino, e siamo già qui fuori al parco, e infatti non c'è praticamente nessuno, cioè veramente abbiamo un parco intero tutto quanto per noi, e ci voleva, sia per me, così mi rilasso un attimo i nervi, che praticamente sono quasi 2 mesi che lavoro tutti i giorni, insomma, dal nulla a direttamente tutti i giorni per quasi 2 mesi, o meglio così, insomma, però ci voleva anche per me questo po' di relax. Nulla, noi proseguiamo la nostra giornata, penso che adesso ci alzeremo da qui, che ci stiamo rilassando, andremo a fare una passeggiata. Questa giornata volge al termine quasi, sto andando a prenotare i panini per cena, poi devo andare a fare anche la spesa. Buon pomeriggio, parlo praticamente a questo video con voi dopo che erano passati 5-6 giorni. Avrei dovuto terminare questo video un bel po' di tempo fa, no, una settimana precisamente, però non ci sono riuscita.
Sono impegnatissima, veramente. Se vi dico che sono impegnatissima, credetemi, ne prendo la parola questa volta. Non soltanto 2 giorni a settimana full, non soltanto con lo studio, eccetera, ma proprio impegnata del tipo che esco di casa alle 10 del mattino, rientro a casa e non so dove mettere prima le mani, non so che cosa fare prima. Dopo il lavoro veramente c'è da strafare. Tra mille cose, non riesco a girare in null'altro. Sì, lì vedete tutto l'aggeggio che abbiamo creato, appunto, videocamera per sorvegliare Bjorn quando andiamo via. Quando usciamo, stiamo scendendo perché dobbiamo andare a fare un po' di giri. In questa settimana, nel frattempo, è scoppiato il delirio. Tra coronavirus, al nord ci sono 2 focolai, mia sorella abita a Milano, è scesa giù Napoli, io sarei dovuta scendere giù Napoli, era scesa giù Napoli prima che si accendesse appunto il focolaio, è risalita e appunto il giorno dopo, mi pare, o 2 giorni dopo, è praticamente scoppiato il caso coronavirus al nord Italia e piano piano un po' in tutte le regioni c'è qualche caso ormai. Quindi sì, mia sorella era scesa, ovviamente inconsapevolmente, giù Napoli e insomma speriamo vivamente che nessuno sia stato infettato e qualsiasi altra cosa. Tant'è vero, per precauzione, questo weekend non sono scesa, nonostante il fatto che sarei dovuta scendere giù Napoli dai miei cari, però appunto col fatto che mia sorella è stata giù Napoli 8 giorni fa da Milano, è scesa per stare giù Napoli qualche giorno, proprio per questa cosa, insomma, per precauzione io non sono scesa per evitare che i miei si siano potuti contagiare tramite mia sorella, che però è asintomatica, quindi non ha nessun tipo di sintomo, niente. Però questa incubazione, mi pare di aver capito, incubazione di questo virus è di circa 2 settimane, vabbè, se non di più. Fatto sta, io per precauzione non sono scesa, spero ovviamente che nessuno dei miei cari si sia infettato, non sono scesa per evitare di essere tra virgolette contagiata nel caso loro fossero stati contagiati da mia sorella che è appunto scesa da Milano. Comunque già ho chiacchierato tantissimo, teniamo le dita incrociate, siamo positivi, speriamo bene, mi auguro veramente che tutta questa questione finisca il prima possibile, perché è veramente brutta storia. Andiamo a prendere un giochino per Bjorn, innanzitutto, perché li ha distrutti tutti. Buon pomeriggio, ragazzi, rieccomi con la mia maglietta che metto per casa. Qui ci sono gli scatoli perché abbiamo fatto scorta del cibo per Bjorn. Nel frattempo sono successe un bel po' di cosine. Lasciate perdere la mia voce, ogni giorno va sempre peggio con il lavoro. Per fortuna, e purtroppo lo dico perché per fortuna potrò riposare la mia voce perché in questi giorni non andrò al lavoro, ma non andrò al lavoro, ma per forza di cosa, nonostante il fatto che io avevo comunque preso un incarico per un bel po' di giorni, praticamente sto da. Sarebbero state 3 settimane sulla stessa maestra che mancava, però ieri è subentrato un comunicato nazionale per cui le scuole sarebbero dovute restare chiuse fino al 15 marzo. Quindi dico appunto per fortuna, per quanto riguarda la mia voce, che potrà stare finalmente un po' a riposo, senza canzoncine, senza appunto giochi vari e vasti da fare con i bambini, eccetera, potrò appunto riposare la mia voce. Però purtroppo dall'altro canto, perché appunto è un riposo a casa forzato, perché siamo in una situazione piuttosto complicata in Italia, hanno chiuso appunto le scuole e le università, le attività didattiche le hanno appunto sospese fino al 15 di marzo. E purtroppo presumo, perché ne sono quasi convinta, durerà anche oltre il 15 marzo questa pausa dalle attività didattiche, sia appunto scolastiche che universitarie, perché la situazione infezione da coronavirus si sta facendo molto più complicata di quella che fino ad oggi si era pensato essere, ecco. Quindi è una situazione molto molto più complicata, stanno aumentando i casi e stanno aumentando i casi che hanno bisogno di assistenza in ospedale, quindi di terapia intensiva. E purtroppo l'Italia non è pronta ad accogliere così tanti pazienti
nelle terapie intensive, e quindi hanno voluto intanto ovviare a questa cosa cercando di trovare delle misure per ovviare a questo problema. La situazione non so come evolverà, mi auguro nel miglior modo possibile per tutti, perché è una situazione molto molto triste. Non sto qui a parlarvene perché insomma saprete sicuramente la questione, come sta andando avanti eccetera, e non voglio appunto parlare di queste cose su un canale frivolo e quant'altro. Già ci sono appunto i canali in TV che ne parlano e ne straparlano, vi evito queste chiacchiere. E appunto vi sto portando con me quest'ultimo giorno, è l'ultimo giorno che riprenderò questo vlog, domani spero di mandarlo online, proprio per il fatto che comunque sarò in ferie forzate, avrò anche un po' più di tempo per girare dei video finalmente. Ci sono delle cose positive, cerchiamo di trovarle, anche queste sciocchezze, perché sennò veramente non si vive più, ragazzi. E niente, io e la mia voce così, vi volevamo dare il saluto, c'è Bjorn lì che riposa beatamente, perché oggi siamo stati tutta la mattinata fuori appunto al parco, e quindi si è veramente veramente stancato. Adesso appunto non sforzo più la mia voce, devo andare a ritirare dei pacchi da mia suocera, arrivati dei pacchi, ultimamente li stiamo facendo arrivare lì io e il fidanzato, per il fatto che qui a casa non ci siamo né io e né il fidanzato, e mi sono arrivate anche delle cose da parte di Zara, adesso ve le faccio anche vedere. Ho dovuto prendere jeans nuovi perché quelli che mettevo, qualcuno ha delle macchie proprio permanenti e non posso, cioè praticamente non vanno via, ed altri insomma non mi piacciono più come mi stanno, quindi ho preso un bel po' di jeans. Adesso vi faccio vedere quello che ho addosso e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato, i jeans molto basic, ecco, i classici jeans skinny a 19 euro. Vi faccio vedere perché sennò insomma sto qui e chiacchiero all'infinito. Ora, i jeans in questione sono questi qui, venuti 19,95 euro, praticamente 20 euro. Ho ripreso il mio jeans preferito, che ogni volta che mi vedete indosso mi chiedete: Imma, che jeans è? Faccelo vedere. Soltanto che questa volta questi jeans non hanno, sì, qui ho la plastica che devo gettare, non hanno appunto lo strappo qui davanti. Di quei jeans ne ho ben 3, sempre acquistati da Zara. Poi l'ho preso anche in questa colorazione, blu più scuro, un blu più chiaro, e poi in questa colorazione nera, che insomma niente di particolare, sono come quelli, soltanto neri. E sono appunto fatti così, molto skinny, carinissimi, super comodi, e vi faccio vedere il codice comunque, in modo tale che potrete trovarlo sul sito, comunque mostrare questo codice alle commessi di Zara. E poi vi faccio vedere, ho acquistato anche una borsa che amo follemente, l'ho di qua perché già l'ho indossata, ed è questa qui, fatta con questa catena e queste borchie, ragazze, è veramente bellissima, abbastanza capiente. Ho intenzione di farvi un what's in my bag, perché è da tempo che ci penso, ma veramente tra una cosa e l'altra, ragazzi, non ci sto riuscendo a fare i video che avevo intenzione di fare. E questa qui, non c'è scritto il prezzo, vabbè, è venuta 39 euro, da Zara appunto, perché fa parte della nuova collezione, è veramente bellissima. Comunque vabbè, qui c'è scritto taglia M, ma appunto non ha taglia, e questo è il codice. Ho finito adesso le mie cose, sono con questo cucciolo che riposa ancora, tra un po' arriva il fidanzato, lo portiamo un po' in aria cani e lo facciamo svagare un altro pochino. Oggi è stato contentissimo di stare con me, non gli pareva vero praticamente di stare con me una mattinata intera, è troppo dolce, ragazzi, cioè hanno il loro modo di farsi capire, veramente dolcissimo. Adesso mi sa che vuole uscire, ho la finestra chiusa perché l'aria è molto fresca ancora, purtroppo, nonostante le belle giornate che stanno uscendo, anche se nel weekend scorso ha fatto 2 giorni bruttissimi, però poi le giornate sono veramente molto molto belle, soleggiate negli ultimi tempi, quindi veramente è stato un inverno poco poco piovoso. Sono felicissima perché ho saputo 2 settimane fa la data della discussione della tesi, fine di marzo. Dall'altro canto, questione coronavirus ha purtroppo comportato delle problematiche, per evitare assembramenti vari e vasti hanno deciso di
consentire ad ogni laureando, diciamo, l'accompagnamento di soli due ospiti, quindi probabilmente come stanno messe le cose verrà alla discussione soltanto il mio fidanzato, perché mio padre purtroppo non potrà viaggiare, soprattutto per il fatto che anche nella zona in cui abita, giù Napoli in provincia, ci sono stati diversi casi e mi sa che devono comunicare gli spostamenti alle ASL, eccetera. Sostanzialmente sarebbe un gran bel casino, soprattutto se in base a quello che si sta scoprendo nelle ultime ore, il mio Ateneo decidesse di posticipare la proclamazione ad un periodo un po' più roseo, insomma, del nostro paese. E infatti, probabilmente quando appunto andrò a discutere, ok, il giorno lo so, ci dovranno essere presenti soltanto due persone. Successivamente, appunto, stanno decidendo in queste ore probabilmente di posticipare il momento della proclamazione ad un periodo, insomma, appunto, più tranquillo del nostro paese. E quindi sarà tutto uno scoprire, un divenire. E niente, ragazzi, mettiamo Bjorn un po' in giro. Metterò sulla cena stasera, farò salmone con zucchine e nulla. Buongiorno, purtroppo non sono più riuscita a chiudere il vlog ieri sera perché il fidanzato quando è tornato che era tipo distrutto a livello che si sentiva male, tant'è vero si è preoccupato, la prima cosa che ha fatto è andare a misurare appunto la febbre. Per fortuna non aveva febbre, aveva soltanto qualche sintomo un po' così, si sentiva con un mal di testa e un po' di tosse secca, però sicuramente sarà stato dipeso dal tantissimo vento che aveva preso il giorno prima quando era andato al parco con Bjorn, quindi insomma nulla di preoccupante, però tra una cosa e l'altra preoccupazione un po' sono andata appunto siamo andate appunto fuori con lui a fare una passeggiata. Non ho più ripreso niente e non ho più chiuso questo vlog, lo farò in questo momento cominciandone però anche un altro. Sto scendendo che sto per andare a fare un po' di spesa, sto andando adesso che sono le 8:30, praticamente appena aperto il supermercato, perché devo prendere delle cose e appunto al supermercato sto cercando di recarmi in orari un po' più sfollati. Questa per una mia fissa personale, ma insomma, importante, come dicono gli esperti, è restare a un metro e mezzo di distanza, se 2 metri ancora meglio. Per una mia scelta personale ho deciso evitare di andare in orari un po' più affollati. Nulla, io chiuderò qui questo vlog, noi ci aggiorniamo e a presto.